Ciao ragazzi, ciao dal Tempio Massimo. Oggi voglio presentare questo libro che ho rispolverato dalla mia biblioteca marziale. Un libro di cui l'autore tutti conosciamo, uno dei più grandi, se non il più grande marzialista del mondo, Bruce Lee. Avete mai pensato se il grande Bruce Lee usasse delle tecniche vere di karate? Secondo me sì. C'è una foto dove usava spesso il Mawashuke, che è una tecnica dell'attuale Wachiryu e il vecchio Bonryu. Quindi pensate a questa tecnica. Tutti i praticanti di Wachiryu all'interno del loro dojo hanno la foto di Kamuwechi. Ricordate la foto di Kamuwechi che avete nel dojo? Fateci caso alla guardia che tiene quell'ippocampo. La usava spesso Bruce Lee, per non parlare poi degli spettacolari calci di Bruce Lee. Chi è che non ha mai visto un film di Bruce Lee? Oppure i suoi primi video in bianco e nero, quando non era ancora famosissimo, conosciuto dal pubblico. Ti ricordate i suoi calci? Maegri, Mawashi, Ushiro Mawashi, Ushiro Geri, tutti calci spettacolari. E il famoso Yoko Geri, il laterale, quel famoso passo piede scacciapiede che usava sempre lui nei suoi film quando spazzava via la gente, anche se avevano dei colpitori. Chi è che non l'ha mai visto? Questi sono tutti calci derivati dal karate. Non importa lo stile, Shotokan, Uchiryu, non ha importanza, però tutti i calci del karate. Concludendo, il grande Bruce Lee è stato un grandissimo, se non l'unico, delle arti marziali. Oggi ho affrontato un piccolo tema sul grande Bruce, attinente a quello che conosco io, che è il karate. Chiaramente tutti sappiamo che lui era un grande studioso di tutte le arti marziali, quindi chiaramente dando vita a Jeet Kune Do, ha messo insieme il meglio di tutte le arti marziali. Oggi questo piccolo video vi ho fatto riflettere sull'uso del karate dal grande Bruce Lee, ok? Ricordate di mettere un like su questo video, di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina, ok? Ciao dal Tempio Massimo!